Buongiorno. Senta, non abbiamo chiesto l'autorizzazione, però il bambino vorrebbe vedere suo padre. Vediamo. Vediamo? Ma pensa che si può fare? Ci vediamo. Mio figlio. Aspetto qui. Beh, allora? Oh, sto parlando con te. Sei venuto qui per guardarti le scarpe? Ho recuperato. Ah, hai recuperato. Posso guardare? Che fai, non ti fidi? Guarda che non abbiamo tutta la giornata. Tanto a te cosa ti frega? In che senso? Tanto a te il promosso bruciato è uguale. No, non è uguale. Sì, che cambia? Cambia, cambia. La cosa è che tu sempre qui stai. Non ho capito. Sei venuto fino a qui per litigare? No, papà. Allora sei tu che non mi capisci. Ho recuperato. Bravo. 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 Tutto qui. Ti ho detto bravo, che altro gli devo dire? Non lo so, fai un po' a te, mi hanno promosso. Hai fatto solo il tuo dovere. Io sì. Che vorresti dire? Nel senso che non dovresti essere qui. E dove? Con mia mamma. Noi andiamo al mare e tu stai ancora qua dentro. Abbassa la voce. Per fortuna che vai in vacanza. Non sai quante volte lo vedevo io a mio padre, vedo a tua. Ma che c'entra, nonno? C'entra, nonno, c'entra. C'entra. Nonno, per mantenerci, faceva due lavori. Il mare. Ma il mare l'avrà visto due volte. Mi ricordo una volta siamo andati ad Ostia e ci siamo spogliati in pineta. Poi siamo andati verso la spiaggia e c'era talmente tanta gente che non si vedeva neanche il mare. Mio padre era rimasto con la canottiera. Poi quando stavamo lì, dopo un po' se l'è tolta. E a me è venuto un po' da ridere, perché aveva queste braccia nere, il collo nero, il torace bianchissimo. Mi sono anche vergognato un po'. Mi ha guardato e mi ha detto, scemo che ridi. Questa è la bronzatura della gente che lavora. E qui torno da gente seria, ne vedo poca io. Io questa storia già la conosco. Ma tanto questa bagiella non serve a niente. Perché tu la tua parte di promessa non l'hai mantenuta.
Perché non provi a chiedere? Che cosa? Che devo chiedere? La mia vista? Manco dalla mattina alla sera. Vabbè, adesso andiamo dal direttore, eh? E chiediamo se mi fa uscire insieme a te. Ma che cosa dici? Non hai capito niente. E comunque, è anche troppo tardi. Sei arrabbiato? No, ci rosico solamente. Ci rosichi solamente. Mi avevi promesso che questa estate andavamo a pescare, e invece... E invece niente. Ti avevo promesso che andavamo a pescare, non ci siamo potuti andare, ci andremo un'altra volta. Perché c'è stato qualche problema. Contrattempo. Tu mi conosci, no? Avevo giurato di non ricascarci. Invece mi hanno fatto una proposta. Non ho saputo dire di no, che devo fare? Mi sono ricascato come un pollo. Ma vedrai che ci andremo a pesca. Sì? Dimmi un'altra delle tue bugie. No, non sono bugie. Ci compriamo un bel camper, uguale a quello del padre... Come si chiama l'amico tuo? Gianluca. Gianluca. Uguale a quello del padre di Gianluca. E ce ne andiamo in giro, va bene? Il camper è da sfigati, papà. È vero, il camper è da sfigati, allora ci prendiamo una bella tenda. Tenda? Peggio mi sento. No, la tenda va bene. Prendiamo una tenda e ce ne andiamo al mare. Ma io non mi posso fidare di te. Non mi fido più. Sei un mezzo blef. Ti sei messo a giocare anche a poker adesso? Che poker? Texas Hold'em. Te lo ricordi quando ho costruito il galleggiante da pesca? Con chi era? Che abbiamo fatto? Col pomello dell'armadio. Col pomello dell'armadio. Era bello, no? E poi funzionava bene. E? L'hai buttato, ma secondo me hai fatto male. Perché portava anche fortuna. Stai su con la vita. Che vai in vacanza, mica. Quella la lasci là. La prendo io. Che devo fare? Qualcosa. Tipo? Esci. Niente mare quest'anno? No, niente vacanze. Speravate che vi lasciassi sole, eh?